Ho visto Robby che leggeva il giornale. Buongiorno a tutti, buongiorno. Andiamo a vedere notizie, le notizie, le favole di oggi. Oggi lunedì 24 luglio, ore 10:30, vi ho lasciato dormire. In verità sono andato a letto dopo la diretta che ho fatto ieri sera, dove ho espresso il mio dubbio più che lecito, no? Su tutto quello che... mi sono addormentato alle 4, non riuscivo a dormire pensando a noi, pensando a voi, pensando a quello che ci raccontano, pensando a tutto quello che alla fine sopportiamo e alla tanta gente che non ha voglia di muovere neanche un dito per risolvere i nostri problemi, ripeto, i nostri problemi. Ciao Nicole, ciao Ivan, vedo i primi collegati, buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi. E andiamo a buongiorno, ciao Maria Chiara, ciao Luca Arsini, buondì Davide Paschetta, grande Robby. A Cuneo mi dicono 24 gradi. Questo è Davide Paschetta, è l'amico ed inviato meteo delle Piemontese. Mi dice a Cuneo temperatura sui 24, si sta da Dio, anche qua da noi c'è, stamattina si sta molto bene. Invece Carlo Clemente dice da Taranto 36 gradi, soleggiato con temperatura di 36 gradi. Ciao Luigia, Patti, Giovanni, buongiorno a tutti. Abbiamo e Maria Chiara, abbiamo chi c'è? Patti, Giovanni, Nicole, ragazzi, siamo pronti? Io mi sono svegliato alle 4, dice Nicole. Io sono andata alle 4, quindi pensa. Si blocca, cosa si blocca? Maria Adele Tonetti, si blocca, ma va male oggi. Oggi va male, questa mattina la rete va male in generale per tutti. Attendiamo qualche istante, poi leggeremo insieme sia le notizie che le favole dei quotidiani di oggi. Alcuni pubblicano notizie, alcuni altri favole, alcuni un ibrido. La cosa che dico però io è che il dubbio è sempre lecito. Intanto vedo la mia diritta, mi dicono la diretta è grigia. Cosa vuol dire diretta è grigia? Che non si vede una cippa di niente. Che bella cosa, amici. Che bella cosa. Rete che fa i capricci? Ciao, buon inizio settimana da Modigliana, Emilia Romagna. Qui è nuvoloso, qui è nuvoloso. Genova 20, piove 24 gradi, ma al nord Italia non è sicuramente l'estate più calda di sempre. Al sud invece, come tutti sapete, c'è un caldo bestia. E ci sono anche isole come Creta che, ragazzi, hanno preso fuoco. Quindi diciamo che Davide Paschetta dice usciamo dall'Europa. Parte lunedì mattina così propositivo, che bella proposta Davide. Lunedì mattina partire così. Vi chiederei prima cosa condividere, seguire la pagina se non l'avete ancora fatto, un pulsantino, quindi non è una fatica immensa, So che per molti è una fatica, anche per me è un pulsante, però vi chiederei questo, e condividere con le persone la diretta, può dare una mano a diffondere le notizie viste dalla nostra ottica, l'ottica della gente che ha il dubbio, che ha il dubbio in testa, che ha il dubbio in testa perché ogni dubbio è lecito. Ok, andiamo alle pagine. 3, 2, 1, vai! Io partirei, oggi partiamo dai giornali simpatici, quelli che mi sono simpatici. Partiamo da Repubblica. Vediamo che dice Repubblica. Mamma mia, c'è la rete oggi che fa i capricci, amici, La rete purtroppo fa i capricci. Spagna, flop, sovranista, amici, super flop sovranista. In Spagna i conservatori del PP sono il primo partito, ma il crollo della destra di Vox impedisce a Feijóo di formare il governo. Tengono i socialisti del Premier Sánchez e la sinistra di Sumar, decisivi gli indipendentisti. C'è il rischio di nuove elezioni. Anche in Spagna alla loro bella gatta da pelare, emigranti, Meloni lancia il processo di Roma. È gelo con la Francia, come sempre gelo con la Francia. Abbiamo invece a centro pagina Rodi in fiamme, fughe dall'inferno. Mamma mia, ragazzi, una cosa folle. Anche degli amici a Rodi, emergenza climatica e in verità gli incendi li abbiamo sempre visti, però in questo caso colpiscono la Grecia, colpiscono delle isole vicino a noi, e cosa molto triste, mi dispiace, siamo vicini al popolo di Rodi. Zaki, ora giustizia per Regeni, il ritorno a Bologna. Si continua a parlare di questo Zaki qua che a me non piace neanche un po', neanche un po'. Poi dopo ognuno ha il suo punto di vista, a me non piace. Poi la stampa, cambiamo. Andiamo a vedere la stampa. Buongiorno, ciao Luci, ciao Laura, buongiorno. La stampa che dice? Sanchez ferma le destre. Il centro-destra, il centro non basta più. Fallisce il modello Italia. E crolla Vox, i popolari non hanno i numeri per andare al potere. Ipotesi nuovo voto in inverno. Vabbè, anche la Spagna veramente, cavoli loro anche per gli amici spagnoli. Meloni e il patto di Roma su von der Leyen e Saied, uniti contro i trafficanti, sarebbe anche ora. Che abbiamo qua di, vediamo qualche altra notizia.
Lavoro povero, il piano del governo. La maggioranza tenta di rinviare il DDL di PD e 5 Stelle e Azione per fare una sua proposta. E per alzare in sostanza gli stipendi bastano solo poche riforme, però basteranno anche poche riforme, ma anni che ne parlano e nessuno ha mai alzato nulla. Quindi vedremo. Abbiamo invece il Corriere della Sera che dà tutto lo spazio, anche Corriere della Sera, pagina centrale alla Spagna. Spagna, governo difficile, beni popolari, male l'ultradestra di Vox, i socialisti meglio del previsto. Sfuma l'ipotesi di una maggioranza conservatrice. Il paese potrebbe dover tornare alle urne. Rodi, anche qua come argomento principale, Rodi, panico e turisti in fuga, non inseguiti dalle fiamme. Mamma mia ragazzi, una cosa incredibile, guardate il cielo come grigio. E qua invece la festa per Zaki, ora mi batterò per i diritti umani. Diritti umani, e le vorrei ricordare gli studi che ha fatto Zaki, se non foste aggiornati non c'entra nulla la difesa dei cristiani, ma LGBT, questi sono gli studi che ha fatto. Questo lo dico per informazione, per essere preciso. Poi la conferenza di Roma, Libero, l'Italia torna a contare e la sinistra rosica. Che la sinistra rosichi è una cosa che diciamo è molto chiara a tutti. Giorgia riunisce i leader di 19 paesi e lancia un patto contro fame e sbarchi. Saremo di nuovo centrali in Africa e fermeremo i trafficanti di uomini. Sarebbe una bella cosa. Anche qua abbiamo Zaki, ci fa il comizio sui migranti e clima. Sbarca in Italia, ma che vittoria! Sei stato graziato, grazie alla Meloni. Devi baciare il governo e chi ti ha aiutato invece che a fare il segno di vittoria. Non sei stato assolto da nulla, ti ricordo, è una grazia. Chi abbiamo qua al centro? Abbiamo il giornale, svolta sugli sbarchi. Speriamo che sia una notizia vera, non tanto quella del giornale, ma quanto quello che stanno dicendo i nostri politici. Argine Italia, migranti, Meloni al vertice, Unione Europea-Africa, lancia il modello Roma, patto con von der Leyen, ora si punta sugli accordi. Al centro abbiamo la propaganda queer della Murgia, le nozze con i vestiti gender fluid diventano un manifesto ideologico. Ma parla con queste cose qua, ma ragazzi, volete capire che non ce ne frega niente di queste cose qua, gender fluid, mamma mia, veramente. Il ritorno di Zaki, anche qua, che evito di leggere perché l'ho già letto troppe volte, mo non ne parlo più. Cambiamo quotidiano, siamo veloci, vedete, vi faccio vedere Fatto Quotidiano, vediamo con chi se la prende oggi. Fatto Quotidiano del centrodestra, tanto è scontato, ormai è monotono. Lo sapete l'ultima sul blocco navale? Deve farselo Tunisi. Il vertice fuffa, c'è Meloni dei leader di Roma, chiaramente ovvio, devono sparare merda sul governo di centrodestra, se no non sanno cosa scrivere. Vabbè, chiudiamo, già dato troppo spazio al Fatto Quotidiano. La verità, il tempo, prima il tempo, poi andiamo sulla verità, amici. Oggi sarò molto rapido oggi. Vi chiederei di condividere, siete collegati, dopodiché voglio salutarvi. Intanto abbiamo Agazio Sama, buongiorno, aspetta che vado in primo piano. Agazio mi dice buongiorno, facciamo due salutini, poi ritorniamo alle ultime pagine, andremo alla verità che c'è una notizia clamorosa. Abbiamo Agazio Sama, buongiorno dalla Calabria, Catanzaro, 37 gradi. Saverio Alioto, Zaki ora meteorologo, va a finire che ci devi dire come andrà a finire e che si allea con i fanatici verdi. Eccoci qua, Saverio Alioto, grazie. Poi Baldo, buongiorno anche a te. Rossana De Pera, buongiorno anche a te. Giovanni Becci, Robby, non sembra che si parla tanto ma si fa poco per l'Italia, assolutamente vero. Lucia D'Alfonso, basterebbe uscire dall'euro, rimettere in funzione la nostra Banca d'Italia e riprenderci la nostra lira. Concordo con te. Davide Paschetta, è iniziata a piovere, speriamo senza grandine. Adesso tutti i giorni abbiamo il timore, perché in effetti la grandinata c'è, non neghiamolo, non vorrei poi. Io sto sempre a metà tra gli estremisti del clima e quelli che dicono no, tutte cazzate, non c'è niente. No, per me, ragazzi, purtroppo il clima sta cambiando, è cambiato. Ci sono delle grandinate frequenti, inutile negarlo, trombe d'aria, grandinate anche non mai viste delle volte, le trombe d'aria come quella di Milano dell'altro giorno. Quindi non dobbiamo, la verità sta sempre in mezzo. Cioè, facciamo capire alla gente che basta usare, attaccare il cervello per capire che sia uno che l'altro esagerano, la verità sta in mezzo. Cioè, non è, dobbiamo, io sono contro gli estremismi, ragazzi, contro gli estremismi, purtroppo, e gli estremismi sono quelli che ci hanno portato in 3 anni di ignoranza più totale. Massi Zecca, hai notato che da noi, soprattutto in Sardegna, non ci sono più i piromadi? Non brucia più. Spero. Facciamoci le corna. Massi, io ho tutti i parenti in Sardegna, di mia moglie, no? Che gli voglio benissimo, tutti che li saluto. Ciao Massi, ciao a tutti i miei parenti in Sardegna. Non
portiamo sfortuna perché tutti gli anni in Sardegna succede qualcosa. Povera Grecia, quanto mi era triste, dice Maria Assunta. Ok, torniamo però alle pagine adesso, se no divento prolisso e dopo c'è chi improntola. Il tempo dice Italia ponte d'Europa, conferenza internazionale sui migranti. Il premier annuncia l'arrivo di un fondo per gli interventi in Africa e Mediterraneo. Meloni ai paesi intervenuti, un lungo cammino insieme, e manda la relazione all'ONU. Von der Leyen alla Farnesina esalta il piano Tunisia e pensa al bis sull'energia. Intanto anche qua centinaia di italiani in vacanza costretti a fuggire da Rodi in fiamme. E ragazzi, purtroppo è così. Il voto in Spagna è un testa a testa, anche la Spagna è gatte da pelare. Anche qua abbiamo Zaa che arriva a Bologna, ringrazia l'esecutivo, giorno importante, è andato, sembra il ritorno del re, è arrivato il re Zaki, no, lo chiamiamo re Zaki. Il capo del PD, il nuovo capo del PD. Poi andiamo a vedere qua il giornalone che ci ha aiutato in questa rassegna stampa. La Verità, il grande vertice di Roma dall'avvio al piano Mattei. Filo diretto tra clandestini e ONG. Aia, la denuncia del ministro marocchino, partono già con numero di telefono. Spiega l'urgenza di intervenire. E poiché blocchi navali e ridistribuzioni sono impediti dai partner dell'Unione Europea, l'unica strada è quella scelta dalla Meloni, accordi e patti di sviluppo con paesi africani. Poi la Spagna va a destra, vince il Partito Popolare, ma Vox non sfonda. Attenzione, questo è importante. Il terrorismo green divide anche i ministri. Picchetto Fratin si lascia contagiare, i negazionisti fanno danni, rispettare gli obiettivi sulla CO2, ma Crosetto ha la verità, gli ecofanatici vanno fermati o finiranno per consegnarci alla Cina. Una notizia triste, molto triste, gli abusi sui bimbi sono figli del vietato vietare. Vabbè, qua è Silvana De Mari che tratta un argomento assolutamente da leggere. E poi invece no trans, la Miss Italia rimane scorretta e combatte gli stereotipi. Vabbè, Miss Trans. E che dire, poi c'è l'articolo di Mario Giordano molto interessante. Che dire, amici, che di ecoterrorismo, io chiuderei con questo. Esistono due schiere oggi di persone, no? E parlo di estreme. E secondo me bisognerebbe cercare di stare in mezzo tra uno e l'altro. Gli ecofanatici, che sono dei terroristi veri e propri, quelli che spaventano, i terroristi veri e propri, e i negazionisti dall'altra parte. Quindi, secondo me, io lo dico onestamente, sbagliano entrambi. Perché gli ecofanatici e i terroristi dicono fine del mondo! Hanno rotto i coglioni, hanno veramente rotto i coglioni. Decisamente, ma anche i negazionisti che dicono non c'è niente, tutte cazzate. Amici, il clima è inutile negare, il clima un po' è cambiato, sta cambiando, ma è una cosa che potrebbe essere anche naturale, potrebbe essere anche condizionale. Questo lo dico per i fact checker, così, che fanno fatica a capire l'italiano, molti di loro, no? Quindi condizionale, potrebbe, Roby Giusti non ha detto, ha detto potrebbe. Quindi amici, la verità sta sempre in mezzo, amiche, facciamolo capire a sta gente. Poi è chiaro che vedo tante scie in cielo, cazzo, il dubbio è lecito. Perché non mi dite sempre condensa, io non ci credo. Io penso che ci sia, potrebbe esserci qualcosa di più. Vedo il grandine che viene giù grossa così, cazzo, il dubbio è lecito, non è proprio normale. Poi dite che è normale, per me no, perché io, se voi veniste a vedere i danni della bassa modenese e di Ravenna di questi due giorni, capireste che non è normale, perché sono venute giù delle palline ma che tennis, dei mezzi da bowling, della roba grossa così. Quindi non è normale, pannelli fotovoltaici distrutti, tutte le macchine distrutte, si parla di 3.000 auto, una cosa fosse nella bassa modenese, ok? Non è normale, dite quello che vi pare. Caldo, per esempio, quelli che dicono l'estate più calda di sempre, è una cazzata, anche quella è una cazzata. Quindi è una cazzata. Quindi la verità, amici, sta sempre in mezzo. Basta usare il cervello e attaccarlo. Il problema è che molti l'hanno staccato e se ne sono dimenticati. Si sono dimenticati come si riaccende. Quindi è fondamentale. Cosa chiara invece a tutti? Lì non esistono estremisti, non estremisti. Che l'Europa è il nostro disastro. Come dice Cesare Martinelli, concordo con te. Fuori dall'Europa prima possibile. Con questa frase qua, con questa speranza qui. Anche se la parola speranza sono riusciti a rovinarcela con un vecchio ministro, ve lo ricorderete. Con questa speranza qua spero che un giorno torneremo ad essere italiani, con la nostra sovranità, con la nostra moneta, perché sinceramente di rimanere in un'Europa, in questa Europa, no, vabbè, stavo dicendo in modo non elegante, no, le
balls piene, ne ho le balls piene. Ciao da Bologna Andrea Negroni, ciao Manarello Donatella, vi saluto perché sennò dopo vi arrabbiate. Ciao Claudio, ciao Cesare, ciao Anna, ciao Natalia, Ornella, Lorena, Lucia D'Alfonso, Baldelli Rossana, il mitico Carlo Clemente, sempre, dobbiamo mandare via questo ministro della salute Schillaci, vogliamo un altro ministro della salute che sia coerente, che non deve fare parte della classe politica. Ti capisco. Saverio Agliotto, Stefano Rossi, Laura Baldelli, Nadia Franzoi, ciao a tutti. Rossella, Pina, Gigi dalla Romania, grande Gigi. Vabbè, amici, vi voglio bene, ciao a tutti, è cambiato tutto, anche le persone qui in montagna dormo con la coperta. Nadia Franzoi, quindi non è evidentemente l'estate più calda di sempre. Vedete, la verità sta sempre in mezzo. Quando lo capiranno, quando lo capiranno. Ciao a tutti, buona giornata.